Raga, è mezzanotte. No, non mi sento bene. Mi gira la testa. Non credo che continuerò la challenge, oddio, raga. Benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, parlo, diciamo, non proprio alta voce, perché ragazzi, guardate che ore sono. Un attimo, tolgo le notifiche. Comunque sono le 10:22. Ragazzi, perché sto registrando a quest'ora? Perché mi è venuta una bellissima idea di fare una nuova challenge, cioè passare tutta la notte in questo armadio. Ora vi faccio vedere. Allora, sto in stanza dai miei genitori, perché io in stanza mia non ho un armadio dove posso mettermi, cioè c'è quello sopra, ma io sicuramente non mi posso tipo arrampicare e cose varie. E sto nella stanza di miei, ora vi faccio vedere, qua dormiremo. Mio padre arriva tipo un po' più tardi perché è andato a fare una riunione importante di lavoro, e invece mia madre ho detto: mamma, vai a dormire in stanza mia, nel mio letto, perché devo fare un video. E quindi qua sto da solo. Vabbè, dopo viene mio padre, ma sicuramente già, cioè, già ce l'ho detto che farò questa challenge, quindi non si metterà tipo paura, aprirà l'armadio e mi vede a me, quindi non vi preoccupate. Ora vi faccio vedere l'armadio, ecco qua dove passeremo la notte. Allora, ho solo un cuscino, l'iPad, il tè e il telefono, eccolo qua, e vabbè, e la GoPro. Ragazzi, mi raccomando, arriviamo tipo a 1000 like, sì, per un prossimo episodio dove passeremo la notte in altri posti. Ok ragazzi, siamo pronti per entrare e dopo non più uscire. Perché ovviamente la regola è dopo non uscire più. Ok, chiudiamo tutti, tutto. Ok ragazzi, siamo dentro. Come vedete ho chiuso, non imbroglio. Le promesse sono promesse, qui si sta. Non so come cavolo passerò la notte. Ho solo questa torcia, quella del telefono. No raga, cioè seriamente, perché faccio queste cose? Cioè, il motivo non lo so. Ora devo vedere anche dove appoggio la telecamera, cioè ci vediamo fra poco. Comunque io per fortuna ho tipo il telefono e l'iPad, quindi posso passare il tempo, perché ragazzi io in estate mi addormento tipo verso le 2, una cosa del genere. Ci vediamo fra pochissimo. Una Instagram story dove dicevo: se volete chiamatemi e uscirete anche nel vlog. Non so, accetto le richieste, vediamo. Situazione scomoda, paura e niente. Ah, comunque mio padre è tornato e ora sta dormendo tipo russando. Ciao papà, se stai vedendo questo video, ti voglio tanto bene. Grazie che non ti sei arrabbiato quando ti ho detto questa cosa, perché comunque vabbè. E niente, vediamo un po' di Instagram story di qualcuno, cazzeggio un po' su, non ho nulla da fare, spero che mi chiamate. Ragazzi, siamo in videochiamata con Checco Sorri, Bella quello che ha partecipato al video dell'esplorazione. ragazzi. Ragazzi, mi ha sfidato. Ragazzi, l'ho sfidato, ci ho detto anche lui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lo trovate in descrizione. E l'ho sfidato, gli ho detto che anche lui deve fare questa cosa del genere. Dove vuole lui, sul divano, no, sul divano, Sul divano. nell'armadio, in mezzo alle scale. Che ne so, vedi tu. Accetta, Vai, comunque accetto la sfida. grande Checco. Quindi non so ora quando farà il video. Comunque vi lascio il suo canale in descrizione. Ragazzi, abbiamo trovato un ragazzo che ho voluto fare la videochiamata. Saluta. Bella.
Saluta tutta YouTube. Bella YouTube. Comunque ragazzi, sono tipo le 22, sono le 23. 23 meno 5. Vuoi dire qualcosa? No. Sì, forza Inter. Forza Inter. Forza Benevento. Sì. Sto scherzando. No. Ragazzi, meno male questo. Sì, allora saluta Sergio. Ciao raga, comunque Alessandro è pazzo. Sì, sono pazzo. Meno male lui mi fa compagnia, ragazzi. Mi raccomando, spolliciate tutti. Ciao Sergio, un salutone. Ciao Alex. Grazie. Ma do quante videochiamate? Un attimo, ora le accetto tutte. Un attimo. Ragazzi, meno male ci siete voi, saluta. Bello. Dici un po' come ti chiami. Mi chiamo Domenico e vengo da Reggio Calabria, ho 13 anni. Grande Domenico. Ah, tifo Benevento perché grande. C'ho parenti per di là. Grandissimo. Ragazzi, sto facendo tipo una diretta su Instagram. Ecco, ciao a tutti, farmi un po' compagnia perché raga sto scoppiando dal caldo. Ciao a tutti, mamma, no raga, ma non ce la faccio più, si sta tipo scomodissimi. Raga, è mezzanotte, potete vedere dall'orario, diciamo, quello Google. Raga, sto morendo. No, non mi sento bene. Gira la testa. Non credo che continuerò la challenge. Oddio, raga, non ce la faccio. Mamma mia, ragazzi. Cioè, io non scherzo, ovviamente. Guardate. Le 2 di notte, oggi è 30, ieri era 29. Ragazzi, è una cosa, non so, tipo mi sono addormentato e non so come mi sono svegliato. Ancora non esco dalle 10 e mezza che sono entrato, ancora non esco. Sto rischiando veramente, cioè. Vi faccio ridere. Ragazzi, buongiorno. Va bene. Sono le 7:03. Guardate, io non ho imbrogliato. Ad è 30 giugno. Ragazzi, abbiamo superato la sfida. Mi raccomando, non so come è successo tutto questo. È stato una prova veramente difficile. Ora vi faccio vedere anche che è mattina. Allora, io sono lungo ed è strettissimo qua dentro e non so veramente come ho superato la sfida. Però mi sono addormentato, tipo ho messo delle piccole sveglie. Però l'importante è che alla fine ho superato, quindi ora tipo usciamo e sono libero finalmente. Ok. Ecco. Ah, a mio padre non c'è. 3, 2. Aia. Ah, oddio, che libertà. Aspettate. Ah. Oh my god. Mamma mia, ragazzi, sono distrutto. Ora mi addormento, tipo. Vi faccio vedere anche che giorno. Ecco qua.
passato tutta la notte qui dentro. Ok ragazzi, questo video finisce qua. Come hai visto, veramente sono distrutto, ora vado a dormire. È stata una challenge veramente difficile. Si sta strettissimo, quello è il logo della morte, non metterò più piede in quell'armadio. Ok ragazzi, questo video finisce qua, vi ricordo pollice in su, iscrivetevi al canale, arriva a 1000 like per un prossimo video del genere. Ok, devo andare, alla prossima volta con Alex. Ragazzi, ho distrutto Alex il viola. Ciao!